Marzo 1945. In un remoto angolo d'Europa è in corso una missione top secret. Un gruppo di uomini armati procede lentamente verso queste due villette nel nord dell'Italia. Esse ospitano il quartier generale tedesco appena oltre la linea del fronte. Due uomini conducono l'attacco. Michael Lees è una spia mandata dall'esecutivo operazioni speciali di Winston Churchill. Roy Farran è della SAS. Non dovrebbe neppure essere lì. È stato relegato dietro a una scrivania, ma brama l'adrenalina dell'azione. Inoltre, la loro missione non dovrebbe più esistere. È stata cancellata dall'alto comando alleato. Entrambi gli uomini stanno disobbedendo agli ordini e rischiano la corte marziale compiendo questo attacco. La sola domanda è: possono fermarsi? O verrebbero uccisi o catturati? Ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia è un paese diviso. Il dittatore Mussolini è stato spodestato da 15 mesi. Gli italiani cambiano schieramento e combattono al fianco degli alleati nel sud del paese. Al nord, i tedeschi occupano il resto dello Stato con l'aiuto dei fascisti italiani. L'avanzata degli alleati verso nord si ferma durante l'inverno, tra la valle del fiume Po e i monti Appennini. Con l'avanzata bloccata dal clima invernale, gli alleati vogliono mantenere il loro slancio. Hanno bisogno di qualcuno che scateni l'inferno prima dell'offensiva principale, prevista in primavera. Quell'uomo è l'agente del SOE Michael Lees. Michael Lees ha sempre amato l'avventura. Da ragazzino gli piaceva stare all'aria aperta e si arruola allo scoppiare della guerra. Si trova prima in India e poi nel deserto, in un battaglione di paracadutisti. Ma per Lees, amante del brivido, non è abbastanza. Desidera la vera azione. Quindi decide di entrare nel SOE, l'esecutivo operazioni speciali. Il compito iniziale dato al SOE fu quello di sovvertire l'occupazione nemica dell'Europa occidentale. Lees trova un modo per farsi ammettere. Mi raccontò come li convinse ad ammetterlo al SOE. Si presentò lì e disse: sono qui come un paracadutista qualificato e vorrei lavorare con voi. Si fa le ossa combattendo in Jugoslavia con i partigiani. E presto diventa un operatore esperto che ama vivere nel pericolo. Questa preziosa esperienza lo accompagna nella missione successiva. Nome in codice, Envelope. È la sua terza missione per il SOE. Questa volta deve lavorare con dei gruppi di partigiani italiani. Il Dakota di Michael Lees è diretto verso gli Appennini del Nord, nell'Italia occupata dai tedeschi. Alla luce del giorno, il Dakota si raddrizza sulla zona di lancio. Lees salta dal velivolo e si lancia con il paracadute il 3 gennaio 1945. Atterra qui, vicino al villaggio di Febbio,
nelle colline pedemontane degli Appennini. Lì si prepara immediatamente per trovare i partigiani locali. Sono nascosti nelle montagne che circondano la zona di atterraggio. Il nome del loro gruppo è Divisione Reggiani. È un gruppo eterogeneo di combattenti con diversi credo politici. La maggior parte di loro è comunista. A loro si unisce inoltre una strana raccolta di disertori dell'esercito tedesco. Molti di questi disertori sono prigionieri di guerra russi, che erano stati coscritti nelle unità tedesche e che sono fuggiti. Quindi c'era questo strano accostamento di armi tedesche, un gran fazzoletto rosso al collo, soprattutto se dicevi di essere comunista, e poi l'usanza di adornarsi con cinture di munizioni e di apparire potenti e feroci. Le apparenze però possono ingannare. I guerriglieri appaiono spaventosi, ma non sempre sono un'unità combattente efficace. Il compito di Liz è di cambiare la situazione. I partigiani, comunque, hanno un vantaggio: il terreno in cui agiscono. Le valli sono scoscese e ben protette. Accedervi dalla strada è difficile. E i guerriglieri hanno le chiavi di tutti i passi montani. I tedeschi nella valle sottostante tentano di penetrare questo rifugio montano molto raramente. E i partigiani possono facilmente ritirarsi e nascondersi nei boschi. Ciò dà all'agente So e Michael Lees un buon grado di sicurezza. Per prima cosa, Lees si sistema in fretta nello sperduto villaggio di Secchio, la sua base. Sarà conosciuta come la missione inglese. Liz ha solo un'infarinatura di italiano, pertanto inizia subito a reclutare chiunque nella zona possa aiutarlo, specialmente gente che parli inglese. Tra questi, il 17enne Bruno Gimpel, nato in Inghilterra, ma trasferitosi in Italia all'inizio della guerra. Stavo in un piccolo villaggio del nord e mi chiesero di portare un messaggio per la missione inglese in un posto più in alto. Sì, sulle montagne. Quindi andai e mi incamminai in questa missione. Mi ricevette il capitano Lees e gli dissi: ho un messaggio per lei. Hai un messaggio per me? Tu parli inglese? Sì, sono nato in Inghilterra. Bene, allora devi stare qui con noi. Bruno Gimpel capisce in fretta che tipo di uomo sia Lees. Vive con lui nella sua casa a Secchio. Il mio primo ricordo di Michael Lees è di un uomo con una missione, un'idea fissa. Era alla ricerca di azione, la guerra era quasi finita e lui voleva azzuffarsi ancora. Credo che in qualche modo stesse cercando gloria. Non voglio essere cattivo, ma era molto egocentrico. Non aveva molto tempo per altre persone all'infuori di sé. Creato un contatto con i partigiani e creata una base per le operazioni, Liz inizia ad organizzare i suoi uomini. Ma ha bisogno di altre armi. Sceglie quindi una speciale zona di lancio, qui, a Case Balocchi. I Dakota portano sempre più rifornimenti. Fucili e armi anticarro preferite dal SOE arrivano in numero sempre maggiore. Tra questi, anche le Sten.
È un'icona. Tra le armi della resistenza del SOE, è rudimentale, è saldata in alcuni punti. È una calibro 9 mm, tutte le munizioni dei tedeschi erano così, quindi i proiettili si confondevano con quelli dei nemici. Con le nuove armi, gli uomini sono ora sul piede di guerra. Lisi insegna ai partigiani come accrescere l'efficacia dei loro attacchi contro i tedeschi. Aumentano il ritmo, colpendo più colonne e incrementando i loro agguati alla polizia e alle forze dell'ordine. Si tenevano impegnati. Ogni tanto tagliavano qualche linea telefonica, facevano deragliare un treno, facevano saltare qualche binario e attaccavano un convoglio. Era sempre toccata e fuga. Era su questo che si basava la partigianeria. Lise cerca di diversificare gli attacchi. La vita era frenetica, pericolosa, sporca. Alle volte correvamo con i crucchi alle calcagna, altre volte visitavamo le unità partigiane, altre volte pianificavamo qualcosa, qualche spostamento, visitare un'altra missione. In ogni provincia vicina c'era un'altra missione, lo ricordo benissimo questo. Nel febbraio del 1945, una notizia interessante cattura l'attenzione di Michael Lise. Proviene da una fonte inconsueta, un disertore austriaco di nome Hans. Ha servito l'unità dei paracadutisti tedeschi ed è fuggito per unirsi ai partigiani, portando con sé addirittura il suo camion. Sì, Hans Amors, me lo ricordo molto bene. Alto, biondo. Non mi piaceva. Tuttavia, Hans sembra disposto a tutto per combattere contro i tedeschi. Dice a Lise che c'è un importante quartier generale tedesco nel villaggio di Botteghe, a meno di 50 chilometri da loro. Ma ci si può fidare di Hans? Può essere una trappola? Lise deve indagare. Deve scoprire se quel posto sia la base di qualche unità. E se sì, di quale? E quanto potrebbe essere coinvolta dall'offensiva degli alleati in primavera? Perciò chiama subito in gioco l'arma segreta dei partigiani, le staffette. Le staffette avevano la funzione del corriere, è così che hanno iniziato originariamente, portando messaggi, e poi sono diventate qualcosa di molto più vitale. Giovani donne italiane vengono reclutate dai partigiani per raccogliere informazioni sui tedeschi. Lo spionaggio era molto importante nella strategia di guerra partigiana. Devi sapere tutto del nemico, non ti prenderanno mai se sai tutto di loro. Spiano usando il loro charme e facendo amicizia con i tedeschi. Una delle ragazze va a Botteghe per scoprirne di più. Dopo aver chiacchierato con le sentinelle tedesche, conferma la presenza del quartier generale e fornisce informazioni dettagliate sull'obiettivo. Ci sono due ville nella strada che conduce a Botteghe. Villa Russi e Villa Calvi. Distano tra loro 150 metri. Ospitano il quartier generale del 51esimo corpo tedesco e il 14esimo gruppo dell'esercito e sorvegliano gran parte del fronte. In Villa Calvi sono alloggiati il quartier generale e il centro di comunicazione. In Villa Rossi, lo Stato Maggiore e altri quartieri. Inoltre, il generale responsabile di questa grande sezione del fronte spesso si trova lì. È un obiettivo perfetto.
Se Liz distruggesse gli edifici e catturasse o uccidesse un importante generale, decapiterebbe la struttura di comando tedesca su una gran porzione del fronte. È un'occasione incredibile. Liz ha l'opportunità di giocare un ruolo chiave nel cercare di porre fine alla guerra. Ovviamente, Liz voleva farlo, perché era quello che stava cercando. Il tempismo non poteva essere migliore. Gli alleati si stanno preparando a lanciare l'attesissima offensiva di primavera. La data stabilita è il 6 aprile 1945. Liz ha 2 mesi per organizzare il suo attacco. I comandanti alleati volevano assicurarsi che, scoppiata l'offensiva tra le linee tedesche, si causasse il massimo sconvolgimento possibile. Sapendo questo, Liz ordina al suo operatore radio di richiedere l'autorizzazione per attaccare. Il quartier generale dà il permesso di procedere. L'assalto è chiamato Operazione Tombola. Liz però ha un problema. I partigiani sono combattenti soddisfacenti per quanto riguarda scontri e sabotaggi, ma per questo attacco temerario ha bisogno di una squadra militare più competente. Combattenti spietati che fortifichino i partigiani disorganizzati e concludano l'attacco. Perciò richiede un particolare tipo di rinforzi. Il servizio aereo speciale, o SAS. I SAS sono combattenti scelti. Il colonnello David Stirling li forma nel 1941. Si fanno conoscere come razziatori del deserto che attaccano i depositi nemici e bersagli molto al di là del fronte. Il loro mezzo preferito è la jeep. I SAS prendono questo fuoristrada e se ne appropriano. Si spogliano e si agghindano con armi e provviste. La jeep permette ai SAS di coprire lunghe distanze. Questi combattenti hanno una fantastica reputazione. L'operatore radio mi disse che i SAS erano i compagni che si lanciavano dagli aeroplani col paracadute e con un pugnale tra i denti. Accompagnano gli alleati in Francia nel giugno del 1944 e continuano lì le loro operazioni predatorie. Portano con loro le jeep. Sembrano essere il mezzo ideale per l'incursione. Nel quartier generale SAS in Italia, notizie sull'operazione Tombola giungono anche alle orecchie di quest'uomo, Roy Farran. È uno degli uomini più decorati di sempre del servizio aereo speciale. Roy Farran è un soldato nell'animo, un veterano dal cuore duro. Ha combattuto nel deserto occidentale e a Creta. Apparentemente però Farran non sembra calzare lo stereotipo dello spietato eroe di guerra. Era un uomo molto simpatico, tranquillo ed era sempre molto gentile. Se lo avessi incontrato per strada non avrei mai pensato che fosse un guerriero altamente rispettato, ma lo era. Altamente rispettato. Nel 1942 scampa la morte per un pelo. Ma la sua reazione non è quella che ci si potrebbe aspettare. Farran sentì di aver riavuto la sua vita e che poteva metterla a rischio quanto voleva. A partire da quel momento punta a vivere una vita di azione assoluta. A Farran piaceva molto essere dove c'era fermento. Gli piaceva trovarsi
in pericolo di vita. È esattamente il tipo di avventuriero carismatico e predatore che caratterizza i Sass. A questo stadio della guerra, però, i suoi giorni da combattente sembrano finiti. Non c'è più abbastanza azione. Così gli viene assegnato un noioso lavoro d'ufficio al quartier generale Sass. Per Farran, l'attacco dell'operazione Tombola contro un comando nemico è un'occasione irresistibile. Perciò escogita un piano. Il 6 marzo 1945, la squadra dei paracadutisti Sass si prepara ad imbarcarsi su dei Dakota, in un campo di volo vicino a Firenze. Farran dice ai suoi superiori che vorrebbe accompagnare la squadra dei Sass nel loro volo e salutarli. Gli uomini si devono lanciare per raggiungere l'Ise. Stavolta sono costretti a lasciare le loro care jeep a casa. Almeno per il momento. Appena il gruppo è sulla zona di atterraggio, gli uomini iniziano a lanciarsi. A quel punto, Farran afferra un paracadute e salta fuori dal velivolo. È un atto di disobbedienza superbo che rischia di rovinare la sua carriera militare. Una volta a terra, sostiene di essere accidentalmente caduto dall'aereo e comunica via radio alla base che, date le circostanze, tanto vale restare lì e prendere il comando della squadra. Quindi crede che in verità si sia assunto la responsabilità di saltare? Certamente. Certamente voleva un po' d'azione. Non è il genere di uomo che se ne sta dietro a una scrivania. Assolutamente. Lise e Farran non perdono tempo e preparano l'attacco. Nel frattempo, Farran richiede ulteriori uomini e armi pesanti. I Sass iniziano ad attrezzarsi. A quanto pare, Farran può farsi inviare qualunque cosa voglia. Hanno tra le mani l'equipaggiamento che desiderano. Mitragliatrici pesanti, mortai da 3 pollici e addirittura un pezzo d'artiglieria portatile, l'obice leggero da 75 mm. Tutto ricevuto tramite paracadute. Presto si ha un totale di 40 uomini del Sass. Tutti all'altezza della loro reputazione. Eccellenti, molto professionali. Duri a morire. Il termine esatto. Infine, Farran fa un'ultima richiesta inusuale. Ancora una volta dimostra di poter ottenere in fretta tutto ciò che vuole. È uno zampognaro completo di cornamusa, lanciato col paracadute verso la squadra dell'operazione Tombola. È arrivato lo zampognaro con il kilt, la cornamusa e tutti i suoi accessori. A terra col paracadute gli italiani sono sbalorditi. Farran crede che uno zampognaro possa servire a 2 scopi. Il primo è tenere alto il morale degli uomini. E il secondo è mostrare ai tedeschi che si tratta di un'operazione britannica, in modo da evitare ritorsioni sui cittadini locali. Il piano per l'operazione Tombola è relativamente semplice.
consiste in una forza d'assalto di 100 uomini. È composta da Liz, le sue guardie del corpo, dette pipistrelli neri, e 40 partigiani. A loro si uniscono 40 disertori russi, accompagnati dall'austriaco Hans. Infine, 20 uomini del SAS, sotto il comando di Farran. I restanti SAS rimangono indietro con altri partigiani per difendere il campo. Il piano di battaglia richiede due diversi gruppi d'attacco per colpire i due obiettivi. Villa Calvi, il centro di comunicazione, e Villa Rossi, residenza e alloggio dello Stato Maggiore. Ma c'è una complicazione. A difesa delle ville c'è una guarnigione di 60 tedeschi e una forza di reazione rapida a 3 km di distanza, per un totale di 300 uomini. Le postazioni antiaeree vicine portano il numero totale di tedeschi a 500. Farran ordina ai disertori di formare un perimetro difensivo per impedire ai rinforzi di raggiungere le ville. Partendo sfavoriti, l'unico vantaggio è l'effetto sorpresa. Il 21 marzo 1945 la missione riceve il via libera. Tutto è pronto. Il gruppo inizia a spostarsi lungo la valle e comincia il cammino di quasi 50 km verso le ville. Appena partono, però, c'è un intoppo. Il quartier generale alleato improvvisamente si scoraggia e invia un messaggio cancellando l'operazione. Per Farran e Liz è una delusione amara. Per di più si rischia l'ira dei partigiani, che sono stati caricati e si trovano in uno stato d'animo entusiastico e potrebbero considerarla una mancanza di fiducia. Era tutto organizzato. I tre o quattro gruppi che formavano la squadra di attacco erano stati scelti. Alloggiavano tutti in posti diversi e si sarebbero riuniti lo stesso giorno. Era tutto pronto. Quindi Liz e Farran prendono una grave decisione. Disobbediranno agli ordini, rischiando la corte marziale, l'espulsione dalle forze armate e probabilmente il carcere. Si dirigono verso la valle sottostante. La loro forza d'assalto è pesantemente armata di mitragliatrici Bren, Sten, mitra Thompson e un bazooka. Compiono l'insidioso viaggio verso la valle e impiegano solo 24 ore. Gli uomini raggiungono una fattoria vicina e aspettano il tramonto. Al calare della notte prendono posizione. C'è da ricordare che l'obiettivo era il quartier generale tedesco, occupato dai fascisti e dall'esercito tedesco. Non era un'area partigiana. Era impossibile avvicinarsi durante il giorno, sarebbero stati fermati molto prima. Quindi dovevano intrufolarsi durante la notte. A Villa Calvi, che ospita l'equipaggiamento per le comunicazioni, la prima squadra di uomini del SAS e partigiani raggiunge l'obiettivo.
Inizia l'attacco. Nell'aria rimbombano gli spari e le incoraggianti note di Highland Lady suonata con la cornamusa. La squadra ha colpito il retro della villa. Vogliono usare il bazooka per entrare, ma questo si inceppa. Nonostante ciò, alcuni uomini del SAS riescono a irrompere nell'edificio e a occupare il piano terra. Ma la resistenza si intensifica. I tedeschi rispondono all'attacco dai piani superiori. Non potendo impadronirsi dell'intera villa, gli uomini devono escogitare un nuovo piano. Quindi incendiano l'edificio, sperando di intrappolare i tedeschi e di bruciarli vivi. A Villarossi, intanto, le guardie tedesche sono ormai in allerta. L'effetto sorpresa è andato perduto. Gli uomini del SAS e Michael Lees attaccano l'edificio e si fanno strada tra i colpi incessanti. Il loro scopo è trovare il generale e ucciderlo. Ma anche qui, i tedeschi dai piani più alti resistono. Nel frattempo, oltre le ville, scoppia un'enorme sparatoria. La guarnigione tedesca è corsa alle ville, ma la squadra dei disertori li stava aspettando. Nasce uno scontro frontale. Farran aveva posizionato tutti i russi e gli italiani sul confine, attorno al villaggio, in una sorta di semicerchio, a sparare continuamente in direzione opposta. E i tedeschi avevano gli alloggi in quella zona e sentendo i primi colpi, sono arrivati correndo lungo la strada. Fu un massacro, un vero massacro. Non si sa quanti tedeschi furono uccisi, ma erano molti. Dopo 20 minuti di aspro combattimento, Farran dà finalmente il segnale di ritirata. Molti tedeschi sono morti, compreso un alto comandante. E il generale dell'intero plotone del fronte si è salvato per un pelo. Le due ville vanno a fuoco. L'attrezzatura per le comunicazioni e gli uffici sono in fiamme. L'attacco è stato un enorme successo. I soldati restanti si dissolvono nella notte e fuggono nelle colline soprastanti. Gli assaltatori, sfiniti, si raggruppano nel loro nascondiglio nella montagna per stimare i danni. Tre soldati del SAS sono morti e alcuni sono rimasti feriti. Michael Lees, l'agente SOE, è stato ferito da proiettili e schegge di granata nella battaglia sulle scale di Villarossi. Ora è disperso. Sei uomini catturati dai tedeschi sono stati giustiziati sul posto. A Lees potrebbe essere toccato lo stesso destino. Farran attende con ansia notizie dei suoi compagni di battaglia. Finalmente le ottiene.
Nonostante sia gravemente ferito, Liz è vivo, nascosto nella valle. Ma è in serio pericolo. È stato colpito 3 volte, subendo gravi danni a una gamba. Ha bisogno di cure mediche immediate, altrimenti morirà. Farran fa ciò che gli riesce meglio, escogita un piano e si prepara in fretta a metterlo in pratica. Chiama la base e organizza un trasporto sanitario. Il piano prevede di usare un aereo da collegamento sottratto ai tedeschi, il Fissler Stork, per recuperare Lise. Bisogna atterrare qui, in un piccolo terreno di uno sperduto pendio. Sembra un'impresa di pilotaggio impossibile. Liz raggiunge la zona d'atterraggio. E come previsto, lo Stork appare all'orizzonte e comincia il suo pericoloso avvicinamento. Servono 5 tentativi. Ma alla fine, il pilota italiano compie un atterraggio miracoloso. Michael Lise viene mandato prima a Firenze e poi a casa, in Gran Bretagna, per curarsi. È vivo grazie a Farran e all'audacia del pilota. Ora però, Farran ha un problema ancora più grande. Stanno arrivando i tedeschi. Hanno lanciato un contrattacco. Centinaia di truppe ben equipaggiate sono state mandate sulle colline. Ma Farran è pronto a riceverle e organizza un agguato. Raduna tutte le armi pesanti. Sa esattamente come sfruttare l'altezza del terreno, disponendola in modo efficace. Utilizza la sua mitragliatrice Vickers per sparare ai tedeschi mandati ad attaccare i partigiani. Fondamentalmente usa l'arma sparando alla cieca, ossia senza vedere il nemico. Con una traiettoria ad arco, l'arma può sparare oltre le colline o i crinali. In modo simile, i suoi uomini utilizzano i mortai da 3 pollici per un effetto devastante. Possono colpire i tedeschi senza essere visti. Gli attacchi dei tedeschi sul loro territorio vengono sventati. Si ritirano. Molti sono morti. Pochi giorni dopo, la base comunica via radio una nuova missione. L'annunciata offensiva di primavera è iniziata. 900.000 truppe alleate sono in marcia. Farran ha il compito di sostenerle organizzando delle operazioni d'attacco contro le unità tedesche oltre le linee nemiche. Il suo compito principale è di stremare le colonne tedesche e le città occupate dai tedeschi lungo la statale 12 che collega il fronte con la città di Modena. Ciò vuol dire spostarsi dal caposaldo della montagna e recarsi nella valle sottostante. In questo territorio bisogna poter combattere in movimento.
Farran sa esattamente che cosa deve fare. Chiede di poter chiamare alcuni suoi amici. Diverse jeep Willys gli vengono lanciate da un bombardiere Halifax. Le avrebbero lanciate con quattro paracadute, uno per ogni angolo, e sarebbero atterrate in un campo. Quattro jeep, pesantemente armate, con una doppia Vickers K davanti e una mitragliatrice pesante americana da 12 mm e mezzo sul retro. In una jeep. Ora gli uomini possono muoversi nuovamente a bordo delle loro jeep completamente armate. Si precipitano nella campagna, attaccando numerose colonne e guarnigioni. Mentre gli alleati si avvicinano, Farran e le jeep conducono dei raid di alleggerimento lungo tutta la statale 12. Hanno provocato grossi danni ai tedeschi perché sono attacchi inaspettati. Non è che puoi sentire gli aerei che si avvicinano e pensare va bene, mettiamoci al riparo. No, all'improvviso. Giri l'angolo, arriva un gruppo di jeep e sei sotto attacco. Poi, veloce come era arrivato, scompare. In seguito richiede l'arma più pesante del suo arsenale. L'obice da 75 mm. Grazie alle jeep ha la possibilità di trainarlo dove vuole con le sue munizioni. Farran compie una delle sue mosse più audaci. Guida le jeep e l'obice in questo luogo che domina la città di Sassuolo. Da qui lancia più di 70 granate contro i mezzi tedeschi, gli edifici e i ponti. Diceva che era il sogno di ogni ufficiale alla scuola d'artiglieria reale. Era questo l'obiettivo e, in effetti, dal punto di vista dei poveri tedeschi che cercavano di ritirarsi, dal nulla arrivavano delle granate sul ponte, causando ingorghi che ovviamente attiravano i soldati alleati. Il piccolo gruppo sta adempiendo alla sua missione di disturbo oltre le linee nemiche in modo perfetto. Farran spiega che qualche granata lanciata dall'obice e atterrata in una piccola guarnigione oltre il fronte causa molto più scompiglio di un attacco diretto dai quartieri vicini. Le guarnigioni tedesche locali avrebbero subito delle perdite o addirittura sgomberato l'area perché c'era questo attacco improvviso che arrivava dal nulla. È una tattica che funziona perfettamente e viene ripetuta 19 volte. Nel frattempo, la principale offensiva alleata sta annientando le forze tedesche sul fronte. L'offensiva di primavera va secondo i piani. Dopo 23 giorni di battaglia, alla fine di aprile del 1945, le truppe alleate raggiungono Farran. Per lui e i partigiani, la guerra è finita. Scendono dalle montagne per accogliere i soldati e per godersi la vittoria. Gli sforzi di Farran e Lees hanno giocato un ruolo piccolo, ma fondamentale per il successo complessivo. Entrambi, però, immaginano di essere in guai seri. Farran non dovrebbe nemmeno essere lì, e tutti e due hanno disobbedito agli ordini. Nel peggiore dei casi, li aspetta il carcere. Nel migliore, congedo con disonore.
Farran deve rispondere della sua disobbedienza. In realtà, lo aspetta una sorpresa. È stato talmente efficace nell'attaccare i tedeschi davanti alle forze americane che gli americani decidono di decorarlo. Farran ottiene la Legione al Merito. Nel suo caso ha confermato il motto del SAS: chi osa, vince. È un trionfo personale. Le sue medaglie alla fine della guerra comprendono anche una DSC, una croce militare e due nastri. Lise, invece, non è così fortunato. Sebbene si stia ancora ristabilendo dopo le tre pallottole ricevute, la sua cartella personale SOE mostra la gravità della situazione. Questo ufficiale è stato fonte di grandi preoccupazioni da quando si è infiltrato. Lise è stato problematico, insubordinato, irragionevole, importuno, irresponsabile e prepotente. Alla fine è Farran che corre in suo aiuto. Scrive un rapporto dettagliato, lodando l'eroismo del suo compagno Soe. Risparmia a Lise la corte marziale, ma la sua scheda sarà macchiata per sempre. Dopo la guerra cerca di entrare nell'MI6, ma viene respinto e ritorna alla vita civile. Tuttavia, almeno un gruppo di persone riconosce i risultati di Lise. In segno di gratitudine per l'operazione Tombola, è nominato cittadino onorario della città di Reggio Emilia. Inaugura una lapide per i caduti di Villa Rossi nel 1949. E viene reso membro onorario dell'Associazione Reggimentale dei SAS nel 1985. Per l'avventuriero Farran, però, una vita senza guerra è impossibile da immaginare. Non ha più avuto quell'entusiasmo, quelle soddisfazioni e quelle emozioni che aveva avuto come soldato speciale nella Seconda Guerra Mondiale. Perciò rimane nell'esercito e nel 1946 va in Palestina, nuova zona di guerra. I paramilitari sionisti combattono per creare uno stato ebraico e per rimuovere l'amministrazione britannica dalla Palestina. Gli inglesi stanno subendo una violenta campagna di bombardamenti e di azioni di guerriglia. Nel maggio del 1947, Farran è accusato di aver ucciso un ragazzino di 16 anni, Alexander Rubowitz. Una pattuglia britannica lo aveva trovato mentre attaccava un manifesto della resistenza. È stato colpito a morte con una pietra. Un cappello trovato sul posto fa risalire a Farran. Ne deriva una lunga battaglia legale e Farran deve ritornare a Gerusalemme ad affrontare un processo militare. Alla fine, l'ex uomo dei SAS viene assolto. Nonostante questo episodio, Roy Farran riesce a riprendersi. Va in Canada, dove inizia una nuova vita. Sia lui che Michael Lise immortalano le emozioni dei loro giorni da guerrieri clandestini nella scrittura. Nessuno nega che Farran e Lise, alla ricerca di azione, abbiano infranto tutte le regole della disciplina militare. Ma ne è valsa la pena.
L'attacco è stato un enorme successo. È entrato nella leggenda dei Sass. Ed entrambi gli uomini se la sono cavata.